governo ora, senza ulteriori indugi, dichiari lo stato di emergenza nazionale per Calci e mandi risorse, se no sono chiacchiere. Questa è l'unica cosa che Calci chiede e pretende da oggi, altrimenti nessuno abbia più il coraggio di mettere piedi nel nostro comune. È questo il messaggio perentorio che il sindaco di Calci oggi ha dato alla sua comunità, riunitasi sotto il comune, per capire come ripartire una volta spento l'incendio che ha devastato il Monte Pisano. E se fortunatamente non ci sono state vittime, il danno ambientale è epocale. Il monte ha ripreso il suo aspetto lavico di quando venne creato milioni di anni fa e molti olivi del 1500 piantati anche dai medici sono andati in fumo. Quelli intorno al convento Nicosia, vicino alla Certosa, Monte Magno, sono piante che derivano dai medici. È un patrimonio che è difficilmente quantificabile. E il fuoco è entrato dentro la ciocca, sicché praticamente fra il vento forte e il fuoco che c'è entrato dentro sono cascate, per forza. Ulivi siolari in quella maniera lì, se uno li sradia una alla volta, hanno un valore di 300-400 euro a pianta, come minimo. Posso dire che questa è una tragedia dal punto di vista sociale, culturale, agricola, forestale, storica, di proporzioni enormi. Un lutto come in questo caso, perché questa è una terra che ci è stata prestata per abitare, non è una proprietà, quindi e per goderne, devo dire, nella sua integrità. Le confesso che sono due giorni che proprio ho, come si dice, il magone. Allora, siamo stati fuori di casa. Come avete passato questi giorni? Un po' male. Non lo so, è straziante. Io forse non ce la farò a rivedere la Calci di una volta. L'emozione mi blocca. Un primo incontro per ascoltare le istanze della comunità. C'è da temere molto per le prime piogge, perché ci sarà un dilavamento totale, purtroppo. Temo. Quindi c'è un'allerta forte? Sì, secondo me sì. A mio avviso sì, è stato un problema enorme l'incendio, sarà un problema anche il post-incendio. E il sindaco dice questo, sarà un weekend di sole, ma non venite sul Monte Serra a fare i selfie. C'è di bello soltanto l'impegno e la generosità. Non venite a fare selfie, non venite a fare foto. Chi ha voglia di venire sul nostro territorio lo faccia per dare una mano, con un contributo anche economico piccolo, pure mettendo le proprie braccia a disposizione per andare a dare una mano ai privati che devono fare molte opere nei loro terreni.